L'applicazione Super Guida TV è il compagno ideale per chi desidera orientarsi nell'ampia offerta televisiva odierna. Dall'arrivo del digitale terrestre la quantità di canali è aumentata vertiginosamente e così anche i programmi associati. Sviluppata appositamente per Android e in Material Design, Super Guida TV offre un'interfaccia molto semplice da capire e molto ben amalgamata con il resto del sistema operativo. La schermata principale offre una carrellata dei programmi e dei film in palinsesto, comprese anche le ultime notizie sul mondo della TV e dello spettacolo. Tutte le sezioni dell'applicazione sono poi raggiungibili facilmente dal Navigation Drawer. Abbiamo serata, ora in onda, timeline, film view e lista canali nella guida TV. Videoteca, replay TV e registrazioni nella sezione On Demand e, infine, ricerca, preferiti, promemoria e impostazioni nella sezione strumenti. La sezione serata include le trasmissioni sui principali canali nazionali, su Mediaset Premium e su Sky, ordinate per canale. Toccando ciascun programma si possono avere maggiori informazioni al riguardo, che includono anche informazioni dettagliate nel caso si tratti di film. Ora in onda mostra le trasmissioni visibili attualmente, timeline mostra tutti i canali con le rispettive trasmissioni, in modo che sia facile avere una panoramica di ciò che è trasmesso ad un dato orario su tutti i canali. Film View raccoglie tutti i film in trasmissione durante la giornata così da avere una panoramica dei titoli e poter facilmente individuare quelli di proprio interesse. Lista canali mostra il palinsesto dei singoli canali in maniera estensiva con la stessa visualizzazione a schede della sezione serata. Sotto On Demand abbiamo invece la videoteca, tramite la quale accedere ai servizi di streaming presenti sui siti dei canali e visualizzare programmi andati in onda in passato e resi disponibili anche tramite questo mezzo. Simile è Replay TV, che però permette di rivedere i programmi andati in onda recentemente. Di fatto è un'interfaccia per accedere ai servizi come Rai Replay, che consente di rivedere la programmazione dell'ultima settimana. Particolarità è l'integrazione con VCast, servizio a sé stante, che permette di registrare le trasmissioni in cloud in maniera tale da poterla riguardare poi in un secondo momento. Attenzione però, il servizio non è chiaramente spiegato sul sito di riferimento e sembra sia a pagamento per accedere a funzionalità base come la programmazione. Non c'è molta chiarezza a riguardo. Abbiamo poi la ricerca, i preferiti, i promemoria, utilissimi per non perdere i propri programmi preferiti, e le impostazioni, limitate al riepilogo del profilo utente, alla gestione delle piattaforme, quali mostrare in home, al mostrare o meno il bottone della chat e alla creazione automatica di eventi sul calendario quando si imposta un promemoria. Si può anche richiedere supporto e consigliare l'app su Facebook e su Twitter. L'applicazione è disponibile gratuitamente sul Google Play Store.